Civitella è il mio paese dove sono nata, dove sono vissuta. Un paesino in collina a una decina di chilometri da Arezzo, poco più. Paese tranquillo dove si svolgeva una vita serena. Prima della guerra, paese pieno di gente operosa, di artigiani, di piccoli commercianti. E noi ragazzi correvamo felici per quelle strade, per quelle costarelle, per quel paese pieno di luce, arroccato su quella collina da cui si domina la Val di Chiana. E eravamo tanto felici, anche se c'era la guerra. La guerra era lontana, quando si avvicinò che sentivamo lo scoppio del cannone verso il lago Trasimeno. Anzi, eravamo contenti di dire ora si vede i cannoni, si vede la guerra. Che la guerra per i ragazzi è un gioco, no? E però mio papà mi diceva, vedrai la guerra è terribile. Noi ci sacco tedeschi, ci sacco, però chi l'ha fatta la guerra? Chi ce l'ha portati i tedeschi in Italia? Eh? Ce l'ha portati, Mussolini ce l'ha portati, perché se quelli, non diciamo le parolacce, se non faceva la guerra, i tedeschi in Italia ci venivano di sicuro. Venivano a visitarla come vengono ora, a fare i turisti, ma non certo a fare tutto quello che hanno fatto, sicché il primo responsabile è stato proprio lui. A scatenare una guerra di aggressione, non una guerra di difesa come ci insegnavano a scuola, noi eravamo, ecco l'errore del fascismo, eravamo più importanti, l'Italia era uno dei paesi più forti, paesi più egemoni, e quindi gli altri erano tutti maledetti gli inglesi. Nei muri c'era scritto Dio stramaledica gli inglesi, ma quando mai? Ecco, a me chi mi ha insegnato, poi mi ha fatto capire, era il prete di Civitella, quel parroco che ora faranno beato, perché lui era un antifascista, ma il suo antifascismo si basava sui valori del Vangelo, perché diceva a me, siete liberi? Siete liberi? No, mi diceva, siamo liberi, lo vedi che il tale avevano mandato al confino uno? Perché aveva detto che Mussolini era un testa di cavolo. Hai visto che Nello l'hanno mandato, dice, perché? Dico, ma avrà fatto qualcosa di male. Ma che ha fatto di male? Ha detto semplicemente così, ma siccome non siamo liberi, non si può dire male di qui. Non è democrazia, io sapevo di molto che era la democrazia. Mi spiegava che cos'era la democrazia. E tanti ce l'avevano con lui perché era un antifascista, parecchi. Ma lui si basava su questi valori, la libertà dell'uomo. Non siamo liberi. E poi a voi ragazzi vi insegnano l'odio. Perché voi vi fanno cantare vincere, vincere, vinceremo. Ma che vincere? Ma che vincere? Vincere vuol dire fare la guerra. La guerra no. Dio insegna l'amore, insegna la pace, non insegna la guerra. Quando ci insegnavano così, vinceremo in cielo, in terra e in mare. E ci si credeva. E ci si credeva, perché è facile influire quando si fa un lavaggio del cervello. E quindi era così, vincere vinceremo, in cielo, in terra e in mare, ma era tutto sbagliato.
Era tutto sbagliato. E noi ci si credeva. E si amava la guerra perché se vinceva. Ah, allora mi ricordo un tema, un altro nemico è stato annientato, ma non mi ricordo chi era, che era stata la Francia, ma che, quando si arrese la Francia. Ora spezzeremo le reni alla Grecia. Questo è un discorso di Mussolini. Poi si andava a Russia, alla Russia, in 3 giorni siamo a Mosca. E noi si guardava la carta geografica. Dove siamo, maestra? Siamo quasi al Donne, sempre al Donne, sempre al Donne, ma sempre al Donne. Invece si ritirava, ci fu una sconfitta, ci fu la sacca, ci fu tutta quell'altra tragedia. Ma a noi ci dicevano che sono fermi ora perché c'è l'inverno, c'è tanto freddo, non possono procedere. Invece ci fu la ritirata, ci fu quella sacca, ci fu quella tragedia immane di quei 100.000 gavette di ghiaccio, quel famoso libro che ha scritto, come ricordo chi è che l'ha scritto, insomma. E questa era la situazione terribile finché ce la trovammo in casa la guerra, ce la trovammo davanti la guerra. Crollarono tutti i miti, crollarono tutto ciò che ci avevano insegnato, che ci avevano educato. Anche se in casa mio babbo mi diceva: non ci credere a queste cose, non ci credere a queste cose. Ma era pericoloso parlare. No, mio padre, siccome era un uomo molto intelligente, ma sapeva che anche in casa esprimersi tanto, sapeva che io chiacchieravo, ma io riportavo, no? A scuola una volta disse, ha detto mio babbo che Mussolini non capisce niente. Ecco, la maestra lo chiamò e gli disse, stia attento come parla la sua figliola. Ecco, quindi lui si doveva riguardare, perché poi io riportavo, cioè, avevo l'abitudine un po' di chiacchierare. E quindi dovevano stare molto attenti anche a esprimersi in famiglia, quando c'erano i ragazzi. Però la situazione era quella, era drammatica. E lui diceva, ora vedrà quello che succede, vedrà quello che succede. Se arriva il fronte qui, ma che è il fronte? Dicevo io, vedrai la guerra, i cannoni, spareranno. Però insomma, poi ecco l'illusione che lui aveva, che avevano tutti, che essendo Civitella in collina in quel modo, dicevano, ma di qui passano veloci, c'è la linea gotica, era la famosa linea gotica che si sentiva dire, no? I tedeschi si stanno arroccando sulla linea gotica, di qui passano e via. E invece proprio le colline di Civitella, da San Pancrazio, Civitella, Arezzo, era una linea chiamata la linea Arezzo, era una linea difensiva a oltranza, perché non era pronta la gotica e quindi lì, dopo gli storici l'hanno spiegato, insomma non è che io matteggio a storica, che era una linea difensiva ad oltranza e noi non lo sapevamo naturalmente. Invece ci fu una linea di difesa di 15 giorni terribili, terribili, ci fu scontri. Dai, Civitella la potevano prendere davanti perché davanti c'è la valle, la presero di fianco perché davanti non era possibile sfondare. La presero dai lati, da Monte San Savino e da quell'altra parte di qua d'Arezzo per sfondare nel Val d'Arno. E ci furono dei combattimenti terribili. Avremmo 15 giorni di linea di fuoco terribile, terribile. E questa fu la linea del fronte, insomma, fu la guerra che vedemmo da vicino.
Comunque, arrivammo tranquillamente al mese di giugno del 44. In giro c'erano dei tedeschi che vennero in paese, tranquillamente, a bere al circolo. E noi correvamo dietro loro, curiosi, perché era una novità vedere dei soldati in paese. Però questa presenza allarmava le persone adulte, non tanto perché erano pericolosi, perché erano tranquilli, giovani, giocavano, anzi distribuirono le caramelle a noi ragazzi in piazza. Però, siccome nei boschi vicini c'era una banda partigiana, furono avvertiti che c'erano questi tedeschi in giro. Dopo cena tornarono questi tedeschi e andarono a giocare nel dopolavoro, nel circolo ricreativo. Alla mia porta fu bussato e io andai a aprire, c'era un uomo piccolo col cappello in testa che chiese di mio padre. Io dissi che mio padre era nell'orto vicino, mi mandò a chiamarlo dicendomi: digli che c'è Renzino. Io Renzino l'avevo sentito dire in casa mia, che era uno che comandava una banda partigiana. Andai a chiamare mio padre, che era nell'orto vicino, e gli dissi: vieni a casa, c'è Renzino che ti vuole. Lui, disturbato un po', venne lì e questo mi chiedeva un contributo in denaro per bisogni della banda, insomma, ecco, conclusione. E mio padre, volente o nolente, gli dette una certa cifra, dicendogli che non aveva altro, casomai in settimana gliel'avrebbe mandati per un partigiano di cimitero. E dopo vidi mio padre un po' preoccupato, perché in giro c'erano questi tedeschi che erano andati al circolo. Infatti tornò correndo e disse: oddio, è per noi, è finita, è finita. Cosa succede? Dice la mamma. Dice, nel circolo hanno sparato, dice. I partigiani hanno sparato. Se hanno ammazzato i tedeschi bisogna scappare, perché se no c'è la rappresaglia, come hanno fatto in Casentino. Sapevamo che a Vallucciole c'era stata una strage. Fu un errore entrare in paese, fu un errore, perché potevamo prevedere che potevano anche reagire, come infatti reagivano. Quello fu un'azione purtroppo, la resistenza non è mica fatta tutte le azioni ben congegnate, ben studiate, ben fatte. Quella fu un'azione sbagliata, purtroppo. Però sono le conseguenze della guerra. Sono Ma le conseguenze della guerra. io ho parlato con degli esperti di storia che hanno studiato quel Sì. periodo e loro dicono che in realtà queste rappresaglie l'hanno fatte anche in posti dove non c'è stata nessuna È cosa. vero, è vero. Io ho un amico, il Droandi, per esempio, sono anni che mi dice: io sto per dimostrare che la strage di Civitella e dei dintorni non ha niente a che vedere con la resistenza. Sì, appunto, perché era una zona che Sì, loro avevano. io dicevo degli elementi in mano, però io questi elementi non me l'ha mai fatto vedere, io non li conosco. Può darsi che la strage l'avessero perpetrata ugualmente, perché è una zona che a loro gli interessava, Era dove potevano strategica, no? fare, è Per una il zona sud. strategica, può darsi. Però sta il fatto che c'è stata anche la resistenza, e che la resistenza può avere provocato. No, a me in questa cosa di Civitella mi colpisce Il il risentimento della risentimento e poi gente, il fatto che in realtà è come se i tedeschi fossero quasi stati scusati, mentre i partigiani no. E questo è molto impressionante perché insomma la strage l'hanno fatta i tedeschi. va bene, E, dice lei, però ci vedevano sempre a ma noi no, poi. ma tu hai cosa in mente? No, è questo. Ora, No, che ti stavo l'azione, dicendo. noi in Civitella è successo questo, ci veniva a dire che c'erano questi tedeschi. Cioè, questi tedeschi che erano nel circolo, così che a noi ci dissero che avevano anche preso delle pecore, ma questo, a noi ci interessava disarmare questi tedeschi, perché la popolazione si lamentava, eccetera. Noi tentammo di disarmarli, uno reagì e allora successe una colluttazione, successe una colluttazione, e allora ci furono dei morti. Quello che si colluttava con te,
se te ne ricordi. Sì. Era più alto. Era di molto. Ma anche lei c'era in quella cena? Era presente. Ah, era presente anche lei? Sì. Ah, ecco. E il tedesco l'ha ammazzato tutto. Allora io quando vedi che si colluttava quello, lui tentava di vedere, quello nel tratto, il pugnale, gli voleva col pugnale a lui. Quando vedi questo discorso, io avevo uno schietto in mano, poi c'era Bibi con me. Gli si taglia la testa, era più alto di lui, lo presidi e cambi, non lo so mica comandavasi lui. Sì. Loro dissero che noi eravamo arrivati lì, avevamo sparato, avevamo fatto i fuochi. Sì, quello che c'è da dire. Questa è una calunnia. Questo mi ha fatto arrabbiare parecchio, insomma. E fece un salto per andai a rischiare la pelle, insomma, per pigliare le armi. Ma poi era... Questa è la prima calunnia. La seconda calunnia, più grossa ancora, è che quando ci fu la rappresaglia, dice, loro scapparono. Ecco, noi eravamo mica tanto lontani da Civitella, noi eravamo a Casal Pazzo. Si incominciò a sentire le urla, si incominciò a sentire la gente che gridava, le fucilate. Ora c'era il Caroti, che c'aveva la mamma, c'aveva il babbo, uno dei nostri, insomma, sì, che disse qui bisogna intervenire. Io dissi, va bene, si può intervenire, ma si va a morire, perché che vuoi fare? Lassù, noi, a parte che non avevamo più munizioni, perché a Monte Altuzza avevamo finito ogni cosa. E, però lui insisteva di così, allora andiamo, perché è giusto che andiamo, perché loro vivi, cioè loro tutti morti e noi lì non è neanche giusto, andiamo e si va. Mentre eravamo per la strada si incontrò il dottor Gambassini, uno di Civitella, sì, che ha scritto un libro, no, lui? Che ha scritto anche un libro, e dice a me, dice, a quest'ora mi hanno già ammazzato il babbo, che lo vedo anche, dice, ma voi altri che andate a fare? Dice, se per caso hanno risparmiato qualcuno, se voi altri vi fate vedere, vi fate conoscere, se ammazzate anche un altro, dice, loro la strage la fanno più grande, dice, non è che guadagnate niente, dice, morite voi altri e fate ammazzare quegli altri. E allora si convince e si torna indietro, ma noi non eravamo scappati, noi eravamo disposti a intervenire. Poi dopo la liberazione, con questo risentimento, con questo attrito che c'era fra partigiani e popolazione di Civitella, io mi disinteressai, non lessi più niente. A me cercai di dimenticare, e più volevo dimenticare più ne ricordavo, perché erano momenti che avevo vissuto. Il giorno dopo furono raccolti questi corpi, dentro il circolo c'erano due soldati morti, un terzo era stato ferito gravemente, secondo il racconto dei presenti, e il quarto si era salvato e aveva trascinato via il compagno ferito. Quindi si aspettava da un momento all'altro che venissero a seppellirli, infatti vennero. Il paese si offrì, il parroco anzi, si offrì di fare il funerale per dimostrare che la popolazione era innocente, che erano stati partigiani venuti da fuori. Nessuno fece i loro nomi, li sapevamo. Quello che ci ha disturbato è che noi li abbiamo difesi, ma loro non ci hanno difeso. Perché i loro nomi non li facemmo, nessuno interrogarono, e ci dettero tempo 24 ore per portare i loro nomi. Un impiegato del comune di Civitella che fece il verbale per il seppellimento al cimitero di questi due morti, disse che non si conoscevano, ma gli dissero entro 24 ore fare indagini e portare i nomi. Ma nessuno. Né quelli pro, né quelli contro, né quelli non c'era partito che tenesse. Nessuno parlò. Erano gente venuta da fuori, nessuno li conosceva, punto. Sepolti i tedeschi, il paese si era svuotato. E noi aspettammo in campagna, tutti nei boschi di qua e di là. Dopo, questo fu il 18 giugno, il 20 li seppellirono. Il 27... vennero dei tedeschi in paese a cercare le radio, perché le requisivano, perché nell'imminenza del fronte, siccome la linea era già qui al lago Trasimeno, requisivano le radio perché attraverso le radio potevamo collegarci con il nemico, con gli inglesi, Radio Londra trasmetteva. Ma era vero che requisivano le radio per questo motivo, ma anche secondo noi vennero anche per vedere quanta gente era rientrata in paese, perché
c'erano quei repubblicini maledetti che avevano stanza vicino a Civitella Giù, verso Badiagnano, verso quelle zone lì a Capannole. Era la peggio ceffa fascista che stava lì, che facevano la spia e dicevano che noi sapevamo chi era stato e non si era detto, che noi conoscevamo ma stavamo zitti, che noi eravamo dalla parte dei partigiani, insomma tutte queste cose. E ci mandarono a dire tranquillamente di rientrare in paese perché non ci avrebbero fatto niente, perché il paese era innocente. Diramarono la notizia attraverso il la mandarono a dire al parroco, il nostro prete che era un uomo energico, intelligente e colto, beve questa notizia e disse rientrate tutti, è la festa dei Santi Pietro e Paolo, giovedì, hanno detto che non lo stesso sindaco che era il podestà, era del partito, era fascista naturalmente, però era un bravo uomo, anche lui, no, dal comando tedesco hanno mandato a dire di rientrare ed era un tranello. Era un tranello. I repubblichini che vigilavano avvertirono che la popolazione era rientrata. E così all'alba del 29 giugno ci sorpresero. Il paese era rientrato quasi nella totalità. Era stato assente il 5%. Stessa mattina sentì sparare fuori, ma io convinta che erano gli inglesi, perché gli inglesi dicevano ma non arriva gli inglesi, sono lì, se vedeva gli scoppi qui dalla Civitella, si vede Cortona, se vedeva gli scoppi qui, dice gli inglesi, e faceva il mio papà, durante sulla Val di Chiana non c'è difesa, sicché dice vengono tutti su, no? Mi ricordo sentì sparare, la mamma era in chiesa, il babbo era andato giù a questa famosa cava che avevamo per smontare il motore, per difendere quel pezzo di motore, perché diceva, la guerra la conosco, sai, dice, distruggono gli impianti industriali. Quindi dice, vado con gli operai a smontare il motore di questa macchina che trinciava i sassi per le strade, perché così si nasconde, aveva fatto fare una buca agli operai, si mette lì, si copre, e appena passato il fronte si riattiva l'attività e buonanotte. E quindi la mattina era andato presto, venne in camera e mi disse vado via, ma ritorno, vado. La mia mamma disse vado alla messa, tu stai a letto. E io ero a letto, poi a un certo punto sento sparare. La prima reazione fu, ecco gli inglesi. Corsi alla finestra e senti sparare di nuovo. Allora in fretta e furia mi vestimi, dico sono gli inglesi. Vado in chiesa, perché la mia mamma è in chiesa. Mentre correvo per andare in chiesa c'era una vecchia, fa,
Oddio, c'è l'SLS. Mi fa ridere perché l'SLS voleva dire le SS, c'erano i tedeschi. C'era un ingegnere, un nostro amico, mi fa dire, corri, vai, dove vai? Dico, ma non c'è, vai, vai. Dice, senti che ha detto la carina, quella vecchia, ha detto c'è l'SLS, perché avevamo visto arrivare questi soldati che si arrivano su. È entrata in chiesa, il parroco, la gente cominciava a agitarsi, c'è tedeschi, e lui faceva, sono tedeschi in ritirata, non vi preoccupate, anzi, il consiglio che vi do, non fate una reazione, se vi rubano, se vi frugano, vi prendono gli oggetti che avete addosso, se avete un orologio, se avete un portamonete, quello che avete, dategli tutto, perché qualsiasi reazione è pericolosa. Poi a un certo punto però si sentiva sparare. Entrò una donna che disse, sparano, sparano, ammazzano, ammazzano la gente. E il parroco disse, chiudete la porta, mandò il sacrestano, vai a sbarrare la porta. Andò giù e chiuse questa spranga che c'è nelle porte all'interno. E allora poi lui fece un'omelia, mi ricordo, brevissima, e disse, oggi è il giorno di San Pietro e Paolo, sono i martiri della Chiesa, non sappiamo Dio cosa vuole da noi. Venite tutti su vicino a me. E si andò tutti su vicino al presbiterio lì. Per chi non ha fatto la comunione, venga che gliela fa e gliela do, perché lui aveva capito, insomma. E si sentiva sparare. A un certo punto si sente tonfare la porta era chiusa. Ci buttarono una grande flagrazione, buttarono una bomba a mano, la porta fu squarciata. Entrarono dentro, rause, rause, fuori, fuori, fuori. Sto prete con un coraggio disse, questo è un luogo sacro, rispettatelo, figuriamoci quelli lì, il luogo sacro. E con la pistola puntata alla tempia lo spingevano, lui disse, fermi, devo togliermi i paramenti sacri. Andò in sacrestia, l'accompagnarono, si tolse i paramenti. Poi dice, ora devo andare lì in casa a prendere il soprabito. Lo fecero andare a scendere anche lì, la sua nipote andò a prendergli il soprabito. E poi io ricordo solo queste frasi che diceva, il mio popolo è innocente, non fate del male al mio popolo è innocente. Poi si separarono, gli uomini dalle donne. E ci fecero uscire tutti dal paese da Porta Senese e gli uomini che rimasero, ma mentre si usciva si trovava i morti per le strade. Ricordo sempre una casa che bruciava, c'era un cugino della mia mamma a bocconi per le scale. Il primo morto che avevo visto, il primo sangue che vidi fu quello e gridai, mamma, Azeglio, e lei mi disse non guardare, non guardare, ma poi lungo la strada ce n'erano altri lungo la strada e fecero quel che fecero e fecero quella tremenda strage che rimarrà nelle pietre, nel sangue, nel terreno di Civitella, rimarrà nelle sue case che sono state rimurate, ma con le cenere dei morti, perché parecchi morti li buttarono nelle case a bruciare. Thank you.
ci sorpresero in casa, ci sorpresero in chiesa, ci sorpresero per le strade, ci sorpresero a letto, ci sorpresero ovunque fossimo e fecero una di quelle stragi indiscriminate. Salvarono donne e ragazzi, sì, quello sono, però gli uomini che trovarono, ne avessero trovati 1000, ne ammazzavano 1000. Non contenti di ucciderli per la strada, a letto, sotto il letto, dove li vedevano, vollero fare un plotone di esecuzione nella piazza. Proprio nell'angolo della piazza che guarda i boschi. Nessuno si è spiegato mai perché hanno ammazzato ovunque, e invece sulla piazza gli uomini che erano in chiesa, gli uomini che abitavano nelle case della piazza, li radunarono tutti lì sulla piazza vicino a quella cisterna e dopo a cinque li mandarono all'angolo della piazza che sbocca nel Valdarno. Nessuno se l'è spiegato. Io a uno storico gli dissi, sa perché l'hanno fatto lì? Perché quello c'è l'eco e lì dai boschi sentivano urlare. Vollero metterli lì, infatti dopo il capo partigiano mi disse io non posso dimenticare le urla di quei condannati perché di là sentivano. E a cinque li ammazzarono tutti in quell'angolo dell'asilo. No, le donne e i ragazzi ci mandarono via, ci fecero uscire dal paese. Capitale Civitella è circondata da mura, ci sono due porte, una est e una ovest, Porta Aretina e Porta Senese. Da Porta Aretina non arrivarono, invece da Porta Senese ci fecero uscire, era bloccata. Fecero uscire solo le donne e i ragazzi e gli uomini. Dove li trovavano li ammazzavano, invece nella piazza fecero il plotone di esecuzione, proprio in quell'angolo dell'asilo per far sentire a quelli che erano nei boschi, sentite che cosa gli succede. È successa quella strage terribile. E non contenti incendiarono le case, presero i morti e li gettarono a bruciare nelle case. Il nostro parroco, che era un uomo di 1,80 m, un bell'uomo alto, bruciò quasi tutto, fu ritrovato la testa con le spalle, tutto carbonizzato. La maggior parte furono gettati nelle fiamme e quelli che furono uccisi in casa perirono insieme alle case bruciate. Di qualcuno non si è ritrovato niente. Non si può neanche raccontare. Non si può raccontare, perché uscire con le case in fiamme, con le strade insanguinate, con quei morti bocconi sulla strada, e rientrare il giorno dopo per raccogliere i morti, per spengere le case che ancora bruciavano, con tutto quel sangue in terra. E vedere il coraggio, la forza d'animo di quelle donne, che prive di uomini, perché gli uomini che si erano salvati erano pochissimi, i giovani, perché i giovani c'era l'ordine anche da parte di noi ragazzi di avvertirli quando c'erano tedeschi perché dovessero scappare, convinti che portavano via i giovani, che li portavano prigionieri, che li portavano in Germania. I giovani che avevano 20 anni più o meno si salvarono, ma gli uomini non c'erano più. A scavare le fosse al cimitero furono le donne, parecchi senza neanche la cassa, senza neanche dove metterli. Fossa comune fu fatta anche, perché il comune mandò due operai, ma col terrore, quando sentivano un rumore che veniva su, scappavano, sicché fu una cosa immane, trascinare, portare morti da Civitella al cimitero col carretto dello spazzino, oppure con quelle bare mezze tutte schiodate, che insomma fatte in qualche modo. Eppure più di 100 morti furono sepolti. Thank you.
but we're holding on stubbornly. And even now, at this moment, we're laying down a heavy barrel to use a fire on them, preparing the way for us to go forward. Hanno fatto quella stupidaggine di andare a ammazzare quei tedeschi nel circolo. Però, e quindi, però se non ci fosse stata poi tutta la cattiveria anche dei repubblichini che hanno caricato contro di noi e che noi si stessero dalla parte dei partigiani, la strage forse non l'avrebbero neanche fatta, e che non si sapeva i nomi, non si facevano. Quindi ci sono tante cose che ci hanno fatto del male, contro le quali io ho sempre lottato, ecco, per il principio della verità, per il principio della giustizia. Ecco, io sono una di quelle che mi espongo. Non ho paura di parlare quando sono venuti tanti, anche politicamente prima. Sempre sono venuti per stravolgere, o contro l'uno o contro l'altro. Ma la verità è questa, che c'era la guerra, primo nemico è stato quello, prima causa di tutti i mali è stata la guerra. Poi, certo che l'errore dei partigiani è stato grave, entrare nel circolo e sparare e ammazzare i tedeschi dentro un luogo pubblico. Ma io con il capo partigiano ci ho parlato, è morto l'anno scorso al Tegoletto, lo conoscevi, no? L'anno scorso ho partecipato al Tegoletto alla commemorazione, al Teatro Verde, come si chiama di quel teatro, insomma, a quel teatro del Tegoletto. Mi hanno invitato a parlare. Ho detto, io devo leggere quello che Strutelli ha scritto. Ha scritto, fu un'azione stupidamente concepita e stupidamente condotta. Era pieno di gente, c'era figlioli di Strutelli, c'era i nipoti. E la sindaca, la Ginetta, viene da me e mi dice, Ida, stai attenta come parli perché ci sono i figli e i nipoti del Strutelli. Io dico quel che ha detto lui. Allora io gli dissi, che devo dire? Io leggo quel Leopardo onestamente, perché fondamentalmente era un uomo onesto, ha scritto, quello che più mi tormenta nella vita è stato sempre il ricordo di quella strage e le urla di quei condannati, perché loro essendo nei boschi sentivano le urla, ecco perché l'ammazzarono in quel punto che ti dicevo, perché da lì sentivano le urla quelli che erano nei boschi, le urla di quei condannati. Un'azione stupidamente concepita e stupidamente eseguita. Grazie Edoardo, hai detto la verità. Basta, chiuso. Questo è stato il commento che ho potuto fare riguardo all'azione che compirono. Però, certo, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. È chiaro che poi, è inutile che dopo la sinistra abbia voluto trasformare, hanno fatto la strage perché lì siccome si attestava una difesa, era una strage già premeditata. Ma come premeditata? Tra un po' mi ci picchio con uno. Premeditata. E che quale interesse avevano i tedeschi a fare le strage per attirarsi l'odio della gente, degli italiani, che li volevano vedere dopo l'8 settembre? Nessuno li voleva più vedere, no? Erano diventati nemici. Loro certo avevano interesse a tenere la linea libera da nemici,
ma mica facevano le stragi per far questo. Celebrò la sua ultima messa, che rimane in cielo ogni giorno per lui. Non posso dimenticare le sue parole pronunciate nell'omelia da questo altare. State calmi, sono tedeschi in ritirata, non ci faranno niente, siamo innocenti. E quando la citazione aumentò, chiudete la porta, ma la porta fu infranta. E lui, accanto a noi, spinto fuori, continuò a ripetere: il mio popolo è innocente. Questa frase mi è rimasta sempre impressa. Non disse io sono innocente, non disse noi, disse il mio popolo, perché noi eravamo il suo popolo, ieri, come oggi e come sempre. Fronte fu una miseria terribile, perché poi la Civitella era mezza distrutta, mezza rovinata, perché erano state le case bruciate, poi oltre che bruciate, dopo ci fu bombardamenti, perché gli inglesi bombardarono, cannoneggiarono, perché sapendo che lì era una rocca di difesa, cannoneggiavano la torre, cannoneggiavano le case, cannoneggiarono a tutto spiano. E allora dopo il fronte subito, quando rientrammo, io dovevo andare a scuola, ma non c'erano mezzi di trasporto, perché la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga era bombardata, quindi e il pullman che faceva servizio era morto, e quello, insomma, uno dei padroni, insomma, non c'era. E viaggiava solo il sabato, ma viaggiava andare, cioè a tornare il sabato, però il lunedì non c'era, E allora per tornare alla scuola si andava a piedi a Arezzo. Io volevo tornare a casa, stavo a Arezzo da certi amici, a pensione, ma io volevo tornare, e allora per tornare tornavo a piedi. Però dopo la mattina, il lunedì mattina, per tornare a scuola era un problema. Se andavo a piedi, cioè a Pievaltop, una volta si trovò un baroccaio con un barroccio carico di erba medica, insomma di erba tagliata. Lì nella strada che da Badia Alpino va a Pievaltoppo, la mia mamma gli disse: buon uomo, andate a Arezzo, dice sì, me la salite sta figliola, dice se si arrampica quassù, mi sembra quei film dell'anno corso. E allora la mia mamma mi spingeva, lui mi tirava, io andai a sedere in cima a questo barroccio, l'omino voltato davanti, io voltata di dietro, la mia mamma in mezzo a quella strada ferma, immobile, mi salutava, ma vedevo che tirava fuori il fazzoletto perché piangeva, e io piangevo in cima a quel barroccio. E poi e via, arrivati vicino a Arezzo, perché non entrò dentro Arezzo, mi disse: oh Cittina, scendi, perché sono arrivato. E allora da lì andai a piedi, andai dentro. Fu una vita proprio raminga, però voleva, io non volevo tornare a scuola, non volevo andarci, ma la mia mamma si impunta: no, devi studiare. Il babbo voleva che tu studiasse e tu devi studiare, lo devo a lei.
perché sennò io a scuola ci tornavo. No, ed è stata determinante, perché aveva dei principi e una moralità tale che mi ha insegnato e mi ha educato in un modo... Poi è stata dignitosamente, dignitosamente sola, dignitosamente tutta la vita. E anche nei riguardi dei tedeschi diceva quei disgraziati, non diceva mai maledetti, quei disgraziati, quei figli disgraziati. Erano solo dei disgraziati, ecco. Quelli che gli avevano fatto del male diceva che erano dei disgraziati. E io gli dicevo, ma noi siamo più disgraziati di loro. Diceva sì, ma se avessero capito il male che facevano non l'avrebbero fatto, sono cresciuti in quel modo. Aveva sempre un pensiero di perdono per tutti. Ecco. Mio padre non fu ucciso dentro il paese, fuori del paese. Nel rastrellamento che fecero fuori, li portarono giù a un ponte lungo la strada e li ammazzarono una quindicina lì. E convinti che lui fosse vivo, perché in paese non c'era. E invece la sera ci giunse la notizia che questo rastrellamento l'avevano ammazzato giù a questo ponte. Sicché anche per portarlo su al cimitero, da laggiù era lontano, però il comando tedesco che era vicino si offrì di portarli su con un camion, portò questi morti al cimitero. Furono sepolti perché poi bisognava fare in fretta, perché il fronte era, gli inglesi erano già qui a Cortona, il fronte si avvicinava, le cannonate cominciavano ad arrivare, sicché in fretta e furia dovette fare la sepoltura e scappare un'altra volta, scappare per i boschi. Lei prima mi diceva che la sua vita è finita quel giorno. Le posso chiedere se, in un certo senso, è davvero così? È finita, la vita è continuata, perché la vita continua nonostante tutto e nonostante tutti. Però quell'esperienza e la perdita di mio padre, perché un ragazzo, specialmente una donna, una bambina, ha bisogno del padre. Per me era un grande sostegno, era un amico, era tutto. E poi è morto gridando il mio nome, insomma, mi hanno raccontato scene, l'hanno tenuto davanti al plotone d'esecuzione, perché io preferivo che mio padre l'avessero ammazzato, come tanti hanno ammazzato nel paese, a volo d'uccello, no? Uscivano dalla casa oppure sul letto, sotto il letto. No, l'hanno tenuto, dalle 7 che l'hanno preso l'hanno ammazzato alle 9 giù a quel ponte, perché l'hanno tenuto lì, aspettavano gli ordini, non lo so, perché il rastrellamento che fecero nei dintorni.
E sicché dice che lui si è disperato tanto, che diceva la mia, non la vedo più. E sicché anche tutti quei racconti che mi ha fatto le persone che erano lì, perché le donne non l'ammazzavano, le mandarono via all'ultimo momento. E sicché c'è una signora che è morta da poco, che mi diceva sempre, oh, il tuo babbo quanto si disperò. Dice, perché diceva, non mi importa morire, ma e pensava a me, chiamava a me. Tutte queste cose che, e poi ripeto, mi è mancato sempre tanto e mi mancherà sempre. Addirittura io ci parlo, no? Magari gli do tutti i titoli peggiori del mondo, perché gli dico quella mattina, perché non sei venuta a cercarmi, che io ero a letto in casa e lui era andato fuori giù alla cava per smontare quel motore. Se eri venuta a cercarmi, dico, ci si salvava, perché ci si nascondeva lì nell'orto, come hanno fatto tanti. Non fece scappare una famiglia di contadini che era lì vicino, non è scappato, se si scappa ci tirano dietro, ci prendono per partigiani. Invece arrivarono lì a quella famiglia di contadini, ammazzarono tre giovani, 18, 20, 22, il padre di 49, quattro morti in 10, 5 minuti. Mi ricordo questa frase, non hanno tempo ora di confondersi con noi, c'hanno gli inglesi alle spalle, c'hanno gli inglesi alle calcagna, dice, c'hanno da difendersi. Invece studiavano proprio il piano della vendetta più assoluta, perché in quei luoghi si dovevano attestare a difesa e quindi volevano dare una lezione, in modo che durante le operazioni belliche, durante le operazioni di difesa, nessuno osasse nemmeno tirargli un sasso. No, la gente di oggi, i giovani non lo sanno, ma quando vengono le scuole, io gli dico sempre, state attenti, in queste case ci sono, infatti c'è una mia amica piccinina che vide morire, sprofondare tra le fiamme, insomma, la mamma con le sue sorelline, e io gli dico sempre, Vittorina, io dico sempre ai ragazzi, attenti che in queste case, c'è, infatti della sua mamma ritrovarono poco, di una sorellina non trovarono niente perché è bruciata completamente. Ci sono le cenere di quei morti. E lei si commuove, mi dice, fai bene a dirglielo. Ecco, perché è un luogo sacro, per me è sacro. Perché parecchi sono stati bruciati. Addirittura il cugino della mia mamma, che io vidi bocconi in quelle scale, la sua moglie diceva, dov'era? Era nelle scale, io, però la casa era sprofondata, era tutta bruciata, e non lo ritrovarono qualche pezzetto. Gli operai del comune dice che ritrovarono la testa, ma era talmente deformata, talmente cosa, non gliela fecero neanche vedere alla moglie. Sicché sono cose che non si possono neanche immaginare e raccontare, perché non è avvenuto solo in Italia, l'Italia è stata un cimitero in quel periodo, basta pensare Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, tutte le altre stragi che sono state compiute, ma chi ci è passato, chi ci è passato dentro e chi ha visto queste cose, quelle cose. Ecco, oggi i giovani di oggi, la gente che vive oggi nei cimiteri, neanche immagina, non se lo può nemmeno immaginare tutto questo, ecco. Anche se l'abbiamo sempre raccontato, l'abbiamo scritto, l'abbiamo... Come mi ha detto uno un tempo fa, porti dentro di te una grande ricchezza di emozioni. Una grande ricchezza di ricordi. Una grande esperienza, dolorosa, ma anche costruttiva, perché bontà quelle esperienze hai acquistato, sarà anche di natura lo sono, no? Coraggiosa, forte, perché non mi arrendo, perché sono stata sempre in prima fila a difendere certi valori. Io di me sono contenta, sì, magari mi dichiaro una stupida perché ci spendo troppo, ho scritto il libro, partecipo a tutte le cose, mi ci arrabbio, ci soffro. E mentre racconto ci soffro. Guarda che per 20-30 anni non si è mai raccontato niente neanche noi. Non si raccontava, non si parlava.
perché era troppo difficile raccontare, parlare e soprattutto schierarsi. Io non mi schiero dalla parte di nessuno, mi schiero contro la guerra in primo luogo, contro il fascismo che vuole la guerra, perché sono un antifascista profonda. Quando si ritornò, 17 luglio, arrivò gli inglesi. Eravamo là fuori nei boschi. Non avevamo neanche più voglia, cadeva le cannonate, cadeva le cose, ma non ci importava proprio niente. A un certo punto si vede in un campo di grano brillare degli elmetti. Sentì uno che gridò, oddio, ritornano i tedeschi, che erano, sembrava che fossero andati via, sembrava che non ci fossero più. E invece c'era un campo di grano, vedo, c'è un muro. Da questo muro cominciano a scendere dei soldati. E uno fa, sono inglesi! Erano arrivati gli inglesi. E allora li abbracci, baci. La mia mamma disse, per noi, ah, è finita. E mi disse, tesoro, per noi comincia ora. Era finita la guerra, ma per noi cominciava un'altra guerra.